Allora, sto girando questo video nel mio bagno e sono anche le 10:40 di sera perché sono appena rientrata da una cena, sono stata a cena fuori e ho pensato che prima di struccarmi sarebbe stata questa una buona occasione per provare questa nuova maschera viso che mi è arrivata proprio oggi. Ho fatto l'ordine da Sephora di un po' di cose che mi mancavano, ma insomma niente di eclatante da farci un video haul, le solite cose, shampoo, crema per il viso, insomma queste cose. Tra l'altro ho preso anche una maschera nuova e mi ha attirato questa. Allora, è di quelle scomode, normali diciamo, non di quelle peel off, non di quelle di tessuto, quelle insomma facili da rimuovere, quella normale. La marca è quella, è la Skin Food, e devo dire che mi ha attirato già solo il nome, perché Skin Food mi ha fatto pensare a qualcosa comunque di nutriente per la pelle, insomma mi è piaciuta. Questa è la Coconut Mask per le pelli secche, infatti è idratante, e mi ha attirato il fatto che c'è scritto che praticamente una volta che si assorbe, insomma poco prima di toglierla, dovrebbe formare una serie di goccioline tipo di acqua sulla pelle. A me questa cosa ha attirato tantissimo perché mi ha fatto pensare appunto all'idratazione, alla freschezza, insomma a una bellissima sensazione sulla pelle. E quindi mi sono detta, vabbè, la provo. Poi alla fine non è nemmeno grandissima, quindi insomma non dovrebbe durare tantissimo. E quindi adesso intanto la apriamo per sentire il profumo e per vedere un po' come è fatta, ma credo che sia semplicemente una maschera bianca. Profuma di cocco, ovviamente. È un po' gelosa, insomma, non è abbastanza solida. Io quindi direi di procedere a struccare il viso e poi la applichiamo. Ok, operazione fatta, struccato il viso. E quindi direi di applicarla. A questo punto io direi di applicarla non uno strato troppo spesso, perché comunque c'è scritto che va tenuta su fino al completo assorbimento, quindi io non credo che dobbiamo fare un grandissimo strato, insomma un minimo, ma insomma se si deve assorbire e formare le goccioline, se faccio uno strato enorme sto qui tutta la notte ad aspettare che si assorbe e alla fine poi non si assorbirà mai. E allora direi che così può andare bene. Io sono curiosa di vedere se si formano le goccioline di acqua, perché non ho mai provato una maschera così, quindi la cosa un po' mi incuriosisce. Ah, per l'applicazione sto utilizzando questa spatolina che non è inclusa nella maschera, ma è la spatolina della Glam Glow, della come si chiama, insomma della Gravity Mud, quella lì dedicata ai My Little Pony. Comunque la maschera quella l'ho finita, e però la spatolina la tengo perché è veramente comoda se non si vogliono sporcare le mani, come nel mio caso, ma anche per comunque prelevare il prodotto senza il bisogno comunque di stare lì a intingere le mani. Per il momento non so che dirvi, è una maschera, insomma dà una sensazione di fresco, ma giusto perché appunto è bagnata e quindi per forza dà la sensazione di fresco, che comunque è una sensazione sempre piacevole. Vediamo, io penso che bisognerà tenerla in posa i soliti 10-15 minuti, come sempre, come qualunque altra maschera, perché non c'è scritto il tempo di posa, perché giustamente dipende dal tempo di assorbimento, ma insomma io penso che più o meno sarà così. Poi non avendola applicata uno strato enorme, secondo me dovrebbe funzionare così, vi farò sapere. Adesso mi è presa anche a me sta fissa delle maschere, e le applico spesso, devo dire. Ho quasi finito una che ho peel off e allora mi sono detta, vabbè, la compro una nuova. E io quando vedo la parola cocco mi ci butto, perché i prodotti al cocco mi piacciono anche solo per il profumo. Ok, io l'ho spalmata e vi faccio sapere poi se si formano le goccioline, vi faccio vedere e
quando si sarà assorbita vediamo e vi dirò quanto ci ha messo ad assorbirsi. Eccomi tornata dopo quasi un'ora, perché erano tipo le 10:40, adesso sono le 11:30 e sinceramente mi sono anche un po' stancata di avere questa cosa in faccia. Allora, non lo so, non si è formata nessuna gocciolina, si è un po', diciamo, rappresa un po' così in generale, ma insomma, dire che si sono formate delle goccioline d'acqua rinfrescanti assolutamente no. E io direi che me la tolgo perché non ne posso più, però insomma, come vedete, se vedete, insomma, non è che ci sono tutte queste grandissime gocce. Io a questo punto direi che possiamo toglierla con un dischetto. Devo, vabbè, struccarmi gli occhi, ma insomma in generale. E quindi io direi di procedere a toglierla, perché veramente... ovviamente io la continuerò ad usare senza problemi, insomma, però non fa quello che dice di fare. Quindi io, sinceramente, non la promuovo perché non fa quello che dice di fare. È stata una grandissima delusione questa maschera, però almeno se poteva interessarvi la marca e la maschera e siete capitati per caso sul mio video, magari non la comprate perché avete visto che non funziona. Quindi il mio video, anche se è un fallimento, potrebbe servire a qualcuno. Se invece la volete prendere, prendetela, perché comunque la pelle, almeno così al tatto, è morbida, è piacevole, insomma, al tatto. Però certo che le goccioline non ci sono assolutamente, si toglie, insomma, io sinceramente sicuramente non sciacquerò il viso, lo lascio così, perché comunque la sensazione sulla pelle è piacevole, la pelle è morbida, per carità. Però mi aspettavo l'effetto speciale finale, che però non c'è stato. Quindi niente, vi ho fatto conoscere un nuovo prodotto che è un mezzo fallimento, però vabbè, è andata così. Io comunque il video lo pubblico. Vi ricordo che sotto trovate i link per tutti gli altri social, soprattutto Instagram, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!